Siamo a Mondolfo davanti al municipio dove sta per essere presentata la lista civica per cambiare che alle elezioni del 15 e 16 maggio candida sindaco Carlo Diotallevi. Siamo con Carlo Diotallevi, candidato sindaco della lista civica per cambiare. Il motto è proprio dopo 30 anni per cambiare. In conferenza stampa hai detto in più riprese che i motivi appunto per cambiare sono tantissimi. I motivi sono tanti. Io quello che ricordo e quello che occorre ricordare è che questa classe dirigente, questo gruppo dirigente, al di là di pochi innesti nuovi di giovani, è lo stesso di 30 anni fa. Se prendiamo Pietro Cavallo, Carloni Alvise e chi è dietro di loro, Solazzi, i vari Vergari, anche se non candidati, sono le stesse persone che da 30 anni amministrano il nostro territorio. È ora di cambiare. È ora di cambiare perché questi soggetti hanno amministrato male, non perché ce l'abbiamo con loro dal punto di vista personale o politico. Questi soggetti non sono riusciti in 30 anni a dare risposte fondamentali al territorio. Non abbiamo l'impianto di fognatura su Mondolfo e su parte di Marotta, non abbiamo, le strutture sportive sono al collasso e non bastano più, il turismo, abbiamo visto dimezzare le spiagge e di conseguenza anche i turisti, veramente ci rendiamo conto, il porticciolo non c'è nonostante che Cavallo dica di averlo realizzato, i cittadini non l'hanno visto quantomeno, l'ospedale è come 30 anni fa. Quindi io credo che queste situazioni siano insostenibili e che non si possa più continuare con questa cosa. Noi vogliamo cambiare, abbiamo una squadra capace, una squadra nuova e determinata. Abbiamo persone che nel territorio ci lavorano da anni, sono inserite nelle associazioni, nello sport, nelle categorie e che sanno cosa fare, sappiamo cosa fare. Noi abbiamo un unico programma, a contrario della maggioranza che invece credo che sì, presenterà un unico programma sul quale sono divisi su tutto, penso alle differenze tra PD, Rifondazione, Italia dei Valori, sull'urbanistica, sull'ambiente, sull'outlet, sulle altre cose. Da questo punto di vista noi abbiamo una voce sola, chiara e forte, che sarà la voce vincente. Una lista molto giovane. Una lista molto giovane, con tanti ragazzi, con qualche persona di esperienza, che quello è inevitabile, anzi è utile per avere un gruppo capace, ma molto giovane. Abbiamo cercato di prendere nel territorio i ragazzi più capaci, giovani, ecco, come dicevo in conferenza stampa, la giovinezza in sé per sé non è un merito, il merito è avere, diciamo, idee innovative e avere la capacità. I giovani che sono in squadra con noi sono persone, come dicevo prima, con titoli di studio e con esperienze lavorative molto molto qualificanti, che sicuramente ci daranno e ci stanno dando, perché lavorano con noi già da anni, un supporto importante e che daranno alla lista la forza e la qualità per cambiare. Nicola Barbieri, con ogni probabilità, è il candidato più giovane di entrambe le liste. Come mai hai deciso di fare questa esperienza? Ma ho deciso di fare questa esperienza perché quando guardo le liste comunali non ci sono mai giovani e ci sono sempre le stesse persone che si candidano continuamente, e era da un anno e mezzo che mi interessavo dei problemi del territorio, quindi Carlo mi ha chiamato, gli faceva piacere che entravo all'interno della lista e quindi ho deciso di candidarmi per cercare di rappresentare i giovani. Qual è la cosa che porterai avanti, la battaglia che porterai avanti se sarai eletto in consiglio comunale? Ma soprattutto cercare di avvicinare il sindaco e la giunta ai giovani. Molto spesso ho visto, quando vado a parlare con i ragazzi, molti non conoscono né le problematiche del territorio, ma addirittura non conoscono chi è la giunta, chi è il sindaco, quindi anche per questo è importante cercare di trovare un collegamento tra il consiglio comunale e i ragazzi e fargli capire che i problemi del territorio sono importanti, insomma. Cesare Rossi, candidato a sindaco della lista civica per cambiare, che propone al candidato sindaco Carlo Diotallevi, ti volevo chiedere perché hai deciso appunto di candidarti. Ricordo che sei anche presidente dell'Associazione Bagnini di Marotta. Esatto, io rappresento i Bagnini di Marotta di Mondolfo e quindi penso di conoscere molto bene quelle che sono le problematiche della categoria e quelle che sono anche del turismo in generale. Vedo da parte dei miei colleghi una gran voglia di fare, di mettersi in gioco, e d'altra parte però ci vuole l'appoggio delle amministrazioni per creare strutture, manifestazioni e quant'altro. Per questo motivo voglio mettere la mia esperienza e le mie conoscenze a disposizione
della collettività e creare qualcosa di organico per il turismo a Marotta, che non dimentichiamoci mai è una località turistica e deve riconquistare quella capacità turistica che negli anni si sono persi.